Benvenuti a tutti quanti a questa quarta puntata, a questo quarto intervento di Danzare con la Tempesta. Quest'oggi abbiamo Silvia Di Luzio, cardiologa, master in medicina integrata, autrice, formatrice, coach MBET, già ricercatrice alla Northwestern University di Chicago, ha collaborato in Italia con centri di ricerca, ospedali e cliniche private. Alla sua esperienza di medico convenzionale unisce un training di lunga data in discipline complementari, seguendo corsi con personaggi di spicco nello scenario internazionale, tra cui Robbins, Simonton, Renville e presso l'Istituto HeartMath in California. È autrice del libro Il cuore è una porta, pubblicato da Edizioni Amrita. L'intervento di oggi si intitola Dalla suo intervento. Dalla fragilità dell'incertezza alla forza della fiducia, attivando l'armonia del cuore. Quindi, benvenuti a tutti, benediciamo questo spazio, questo incontro con Silvia, affinché sia di beneficio per tutti gli esseri del cosmo, per la Terra e per tutte le nostre relazioni. Grazie, Silvia, a te la parola. Grazie Alberto, ti ringrazio infinitamente e volevo ringraziare sempre anche Amrita, che ha pubblicato ben ormai 10 anni fa il mio libro Il cuore è una porta, che in effetti ha più vendite adesso di allora. Forse era un po' troppo antesignano. Io vi ringrazio e sono molto felice di essere qui perché come medico in questo momento mi sento di aver bisogno di condividere e di essere al servizio delle persone, anche se non sono in ospedale, avendo uno studio privato che chiaramente ho dovuto chiudere. Per cui la missione del servizio è talmente forte in me che mi sento veramente inutile se non posso in qualche modo aiutare. E come fare per aiutare le persone? Me lo sono chiesto. In questi giorni abbiamo passato tutti dei momenti bui, dei momenti di rabbia, di frustrazione e soprattutto di paura, di incertezza. Ma via via che sono passati i giorni, stiamo cominciando ad andare tutti quanti più verso una pace interiore, un qualcosa che ci spinge a ricercare un contatto con noi stessi profondo. E essendo da anni formatrice proprio sullo stato di flusso, sull'equilibrio psicofisico e sull'importanza di queste cose nell'ambito della salute, ci tengo molto a essere qui perché questo è un ciclo di conferenze tutto basato sulla positività. Quando mi ha chiamato Alberto, io ho specificato: fammi sapere se ci sono complottismi o necessità di tirar fuori quanto marcio sta uscendo in questo momento, perché sappiamo che c'è tutto questo, ma non dobbiamo farci assorbire le nostre energie da tutto questo. Dobbiamo imparare ad osservare con uno sguardo di distacco, con consapevolezza di ciò che sta accadendo, ovvero di un sistema che non era più sostenibile e che quindi noi tutti auspicavamo che andasse verso la fine. E noi abbiamo questo grande onere e onore, cioè quello proprio di essere presenti in questo momento storico straordinario. Adesso noi dobbiamo però mantenere la fiducia, la certezza che tutto andrà bene. Ma questo ve ne voglio parlare dal punto di vista scientifico, non come una semplice frase di psicologia positivista. Quindi da medico io inizierei a parlare di che cos'è la salute. Quindi la salute è, come nel 1948 l'OMS stesso ha dato come definizione, non è solo l'assenza di malattia, ma è uno stato di completo benessere sociale, relazionale e psicologico, oltre che fisico. Quindi la salute è un qualcosa che va al di là ed è molto più complessa della semplice assenza di malattia. Ci tengo molto a dire questo perché molti pazienti in questi giorni mi hanno contattata per ansie, per paura, per anche uno starnuto e l'incubo di avere questa brutta malattia. Quanto è importante, adesso vedremo, mantenere uno stato di serenità per il nostro sistema immunitario e per la nostra salute, lo vedremo proprio adesso, una cosa molto importante. Che cosa vuol dire salute? La salute nel nostro corpo è uno stato dinamico di adattamento. Non c'è uno stato fisso, stabile. Ogni nostra cellula, noi siamo formati da 50 trilioni, c'è cioè chi dice da 70 trilioni di cellule che collaborano insieme per il benessere e la buona
riuscita del funzionamento di un unico corpo. Ebbene, queste cellule hanno un turnover, quindi nascono e muoiono con una velocità straordinaria. Noi rimaniamo sempre uguali a noi stessi, ma in realtà quasi tutte le cellule del nostro corpo si cambiano in 7 anni, a parte gli organi nobili. Quindi che dire, la natura ci insegna che la salute è uno stato di adattamento, di flessibilità, e tutto ciò che è flessibile in natura è salute, tutto ciò che è rigidità è malattia. Quindi cominciamo a capire come in un sistema come questo, che sta cambiando con una velocità incredibile e che noi stessi non sapremo dove ci porterà tutto questo, l'unica cosa da tenere a mente è imparare ad essere flessibili, quindi imparare a lasciare andare ciò che era noto, certo, prima, e accogliere ciò che verrà, mantenendo sempre una sensazione di serenità. Quindi diciamo la salute. Quanto è importante il considerare l'essere umano non solo un corpo fatto di organi. Noi non siamo delle macchine, siamo qualcosa di ben più complesso. Potremmo definire l'essere umano come un sistema biologico complesso, aperto, multidimensionale, interdipendente e in continuo mutamento. Quando tengo le mie relazioni e i miei workshop definisco sempre questa definizione di uomo come sistema biologico complesso, aperto e multidimensionale e soprattutto interdipendente. L'interdipendenza l'abbiamo vista benissimo con questo virus, in quanto nel giro di 3 mesi il virus si è sparso in tutto il mondo. Siamo tutti ormai talmente connessi ad una velocità tale che non possiamo più far finta di non considerarci un uno. Siamo un unico organismo ormai e noi ne siamo le cellule viventi. Aperto, appunto, siamo connessi con ciò che accade fuori di noi, ma siamo dei sistemi biologici complessi multidimensionali. Cosa vuol dire questo? Che in contemporanea dentro di noi esistono diversi livelli di mondi. Abbiamo la parte materiale, che è il nostro corpo fisico, la parte energetica, la parte elettromagnetica, la parte informazionale, e chi più ne ha più ne metta, fino ad arrivare a un livello di spiritualità. L'uomo è tutto questo, e vi assicuro che da medico, ormai sono quasi 30 anni che faccio il medico, posso dire che tutte queste parti sono ugualmente importanti nel sviluppare la salute o la malattia di una persona. Quindi, avete sentito ieri anche Daniela Muggio che parlava di epigenetica? L'epigenetica, ne ha parlato anche Emiliano Toso, l'epigenetica è quella scienza che studia l'influsso dell'ambiente sul nostro stato di salute attraverso l'espressione dei nostri geni. Noi siamo portatori di, appunto, informazioni che derivano geneticamente dai nostri genitori, ma non tutte queste informazioni verranno espresse nella nostra vita. Quali di queste verranno espresse dipenderà dall'ambiente in cui noi viviamo. Ma che cosa intendiamo per ambiente? Sicuramente l'ambiente naturale, quindi se noi viviamo a contatto con inquinanti di chimici, fisici, elettromagnetici o virali, batterici, come in questo caso, ne veniamo influenzati direttamente. Ma l'ambiente che determina quale gene verrà espresso nella nostra vita non è solo questo. È innanzitutto uno stile di vita, quindi un'alimentazione sana, l'esercizio fisico. È sicuramente la qualità delle relazioni interumane che sono a stretto contatto con noi, la nostra soddisfazione lavorativa. Ma la cosa su cui oggi mi voglio focalizzare soprattutto è che l'ambiente è determinato anche dalle nostre emozioni, dai nostri pensieri, dalle nostre parole e dal nostro livello di spiritualità, cioè la capacità di essere connessi con il nostro vero sé. Quello che sa di avere una missione in questa vita e che desidera in tutti i modi incarnarla. È quell'aspetto della nostra vita che ci permette di sentirci soddisfatti di quello che noi stiamo facendo o abbiamo fatto nella nostra vita. E spesso questi sono valori molto elevati, sono quelli di che cosa lascerò ai posteri. Ho dato soddisfazione a me stessa, alla mia anima, ma ho fatto qualcosa di buono da lasciare anche ai posteri, ai miei figli o anche a una società più allargata. Quindi tutto questo fa parte di epigenetica. Perché io sto parlando di emozioni, pensieri e parole? Chi di noi va in chiesa e dice il credo,
sicuramente ricorderà che anche la religione ci ricorda. Quando diciamo io ho peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Pensieri e parole messi per primi. Cosa vuol dire questo? Se togliamo l'accezione di peccato come qualcosa che va contro Dio, ma come un qualcosa che determina l'allontanamento dal nostro stato naturale di armonia, di salute, possiamo capire che i pensieri e le parole hanno una grande energia, hanno una grande influenza sul nostro stato di benessere, di salute. Parlar bene, pensar bene ed avere buone emozioni fa parte di un'igiene di vita. Non possiamo solo lavarci la faccia e i denti la mattina. Dobbiamo anche fare un check delle nostre emozioni e scegliere quali emozioni noi vogliamo vivere, a quali emozioni, a quali parole, a quali pensieri vogliamo dare spazio dentro di noi. E questo perché è molto importante, che desidero proprio spiegarvelo dal punto di vista medico. Allora, diciamo che sicuramente voi sapete come esistono due tipi di effetti nella nostra medicina, chiamati effetto placebo ed effetto nocebo. L'effetto placebo è quell'effetto che una paziente ottiene quando, ricevendo da un medico una pillola, è convinto che quella pillola lo faccia guarire, anche se il medico in quella situazione in realtà ha dato un nulla, quindi una pillola inerte. Quando io ero a Chicago, alla Northwestern University, a fare ricerca, avevamo messo su appunto dei trial clinici internazionali che sperimentavano dei nuovi farmaci, e per metterli in commercio era necessario dimostrare che essi erano più abili nel controllare la patologia rispetto all'effetto placebo. Gli scienziati sanno benissimo che se un paziente è convinto di ricevere una terapia, soprattutto da un centro medico così importante come quello della Northwestern University, produceva in sé un meccanismo di autoguarigione, di automiglioramento dei sintomi, e molti farmaci non superavano l'effetto placebo. Quindi io definirei l'effetto placebo come la capacità della mente di avere fiducia, di credere che qualcosa di buono possa accadere attraverso quella pillola. E mi viene da dire che il primo medico che noi conosciamo che ci ha detto questo è stato proprio Gesù, che quando faceva i suoi miracoli non diceva io ti ho guarito, chiedeva tu credi che ti possa guarire? E alla risposta affermativa, allora la tua fede ti ha guarito. Fede o fiducia? L'effetto placebo. Cosa accade poi a livello neurobiologico nel nostro corpo? Adesso lo andremo a vedere con esattezza. Esiste un altro effetto però, che è l'effetto nocebo, ovvero ci sono quei pazienti, quelle persone che non hanno più fiducia nella medicina, nei farmaci, hanno paura degli effetti collaterali, sono convinti che dietro ci sia del marcio e che quindi arrivano da me spesso e mi dicono guardi dottoressa che io qualunque farmaco assumo ho tutti gli effetti collaterali, non posso prendere alcun farmaco chimico. Se io a quel paziente gli do una pillola con dentro il nulla, ma corredato di un foglietto illustrativo, dopo una settimana questo paziente tornerà a dirmi che ha tutti gli effetti collaterali segnati sul bugiardino. Non è che se lo inventano, ce l'hanno davvero. Cosa vuol dire? Che il loro corpo crede che quella cosa gli potrà far male. Questi sono poteri purtroppo poco analizzati e poco studiati e poco esplorati della capacità della mente umana di mettersi in salute o meno a seconda di quello in cui credono. Perché parlo di queste cose rispetto alla situazione che stiamo vivendo e soprattutto rispetto al titolo che Alberto ha voluto dare? Noi siamo in una tempesta in questo momento. E siamo in una tempesta citochimica. Cosa vuol dire questo? Alberto, se riesci a far vedere la diapositiva dei due triangoli. Certo, arriva. Allora, questo virus ci sta spaventando tutti, ci ha spaventato chiaramente, e a chi più o chi meno. Ma l'effetto patologico di questo virus arriva fino a un certo punto. Questo è un virus come un altro. Diciamo che la gravità di quello che si innesca arriva fino a un certo punto del virus. Se vedete l'immagine, il triangolo celeste,
Il virus è presente nella prima fase dell'infezione e lascia la sua coda nella fase intermedia. Quello che causa la morte per polmoniti interstiziali, per miocarditi, per multi-organ failure è una iperrisposta del sistema immunitario dell'ospite. Questa è una cosa importantissima e ormai riconosciuta a livello internazionale. Tra noi medici ci siamo inviati tutti questi dati importantissimi. C'è chi iperreagisce producendo una sostanza infiammatoria in particolare che si chiama interleuchina 6. Infatti molti infettivologi nella fase terminale avanzata, quindi di questa patologia, danno gli anticorpi monoclonali anti-interleuchina 6. Questa sostanza infiammatoria, voi sapete che l'infiammazione è un meccanismo, diciamo, riparativo dell'organismo che cerca di superare un'attivazione, in questo caso virale. Quando è in eccesso, essa stessa diventa patologia. L'interleuchina 6, quando ho sentito questa cosa, mi è tornato immediatamente alla mente gli articoli che faccio vedere normalmente nel mio workshop, in cui parlo di stress, di ansia, di paura. Mi sono trovata in una posizione privilegiata perché sono anni che sto studiando questi aspetti e sto facendo ricerca nell'ambito proprio della vita, della salute e nelle aziende sulla gestione dello stress. Quindi vi voglio portare questa informazione importantissima in questo momento. L'ansia e lo stress attivano una zona del cervello chiamata amigdala, chiamata proprio Fear Center, il centro della paura. Ogni volta che questo centro della paura viene attivato, si producono ondate di interleuchina 6 che arrivano immediatamente nel circolo arterioso. Questi studi sono stati fatti in America proprio per studiare l'effetto dell'ansia sulla salute, quindi due gruppi, un gruppo di pazienti che erano usciti ad alto livello di ansia con dei test psicofisiologici, sono stati sottoposti a risonanza magnetica funzionale cerebrale. Coloro che avevano dimostrato di avere un'alta attivazione dell'amigdala, quindi un'alta attivazione delle interleuchine, sono stati poi divisi in due gruppi e seguiti per 5 anni. Ad un gruppo sono state date delle informazioni su come gestire questa ansia attraverso tecniche, in questo caso questo studio, di mindfulness o di coerenza mente-cuore, e l'altro gruppo è stato semplicemente seguito per 5 anni. Ebbene, a distanza di 5 anni, nel gruppo che aveva normalmente eseguito queste tecniche di gestione dello stress si è avuta una riduzione del 48% di eventi cardiovascolari. Dati straordinari, perché questi esercizi erano stati fatti senza mutare in alcun modo la terapia, che quindi era stata identica nei due gruppi. Questi sono dati straordinari perché difficilmente dei farmaci dimostrano a 5 anni una riduzione del 48% di eventi cardiovascolari. Il nostro libro, La Bibbia, su cui noi cardiologi ci aggiorniamo ogni 2 anni, che è il Brownwald, già dal 2016 aveva inserito un capitolo sulla cardiologia che in italiano è stata definita olistica, per cui penso che pochi colleghi l'abbiano letto, e avevano inserito tutti questi studi effettuati in America e il capitolo terminava con questa frase: tutte queste tecniche di gestione dello stress che dimostrano una spegnimento dell'amigdala, quindi una situazione di miglioramento dello stato infiammatorio e un equilibrio del sistema nervoso autonomo, di cui parleremo adesso, devono essere utilizzati nei pazienti in prevenzione primaria e secondaria. Adesso io mi chiedo, quindi, abbiamo capito che l'attivazione dell'amigdala al centro della paura produce interleuchina 6. I pazienti che stanno morendo in maniera drammatica di questo virus e perché hanno questa cascata infiammatoria immensamente attivata. Chiaramente questo è uno dei meccanismi per cui si attiva la cascata infiammatoria. E mi sono chiesta quanto c'è in gioco di paura di questi pazienti che vengono purtroppo a vivere questa esperienza. Quante persone adesso stanno a casa e continuano anche loro ad avere paura ed ansia? Allora, questa cosa non fa bene al nostro sistema immunitario. Il nostro sistema immunitario risponde direttamente alle nostre emozioni.
Un altro studio sempre su tecniche di rilassamento e gestione dello stress ha dimostrato che solo dopo 8 settimane di utilizzo quotidiano di queste tecniche c'è una mutazione a livello genetico per quanto riguarda i geni dell'insulina e del fattore di trascrizione del nostro sistema immunitario, dei linfociti. Quindi vuol dire che se noi riusciamo quotidianamente ad avere un approccio alla gestione dello stress e soprattutto impariamo noi stessi a diventare osservatori delle emozioni che stiamo vivendo per scegliere quale tipo di emozione vogliamo continuare a vivere e quale lasciare andare, possiamo rafforzare il nostro sistema immunitario. Insieme a tante altre pratiche, quale chiaramente l'attività fisica, mangiare cibi antinfiammatori, prendere vitamine, in questo momento soprattutto la vitamina D, che è un fortissimo rafforzativo del sistema immunitario. Questo perché lo dico? Ieri su Facebook ho letto casualmente, visto che il caso non esiste, una testimonianza di una signora che si è ammalata. Si è ammalata lei, si è ammalata tutta la sua famiglia, età, media età, hanno passato un'influenza, diciamo, notevole, però ne sono usciti. Il papà di 80 anni, in buona salute e in forma, l'ha presa in forma più violenta, molto violenta, a tal punto che hanno dovuto chiamare l'ambulanza. Sono andati in ospedale, gli hanno fatto la TAC, confermata l'infezione da Covid, con polmonite bilaterale interstiziale. Con saturazione bassissima, il papà aveva un grandissimo affanno di respiro. A quel punto, vista la situazione, perché l'avrebbero messo comunque con una bombola di ossigeno in corridoio, i figli hanno deciso di portarlo a casa e hanno deciso di non dirgli che aveva il Covid. L'hanno rassicurato e gli hanno detto: non hai niente, è una polmonite batterica. Stai sereno, prendi l'antibiotico e potrai guarire. Ieri, mentre leggevo la testimonianza, ho anche chiesto appunto di poterla condividere, ho avuto un'ulteriore certezza che gestire l'emotività legata a questa infezione può essere una risultante tra riuscire a guarire o morire, o perlomeno star meglio. Infatti, dopo una settimana, lei definiva questa, dopo una settimana, il papà si era tranquillizzato, era tornato a casa e continuava a dire: come sono fortunato che non ho questo virus, come sono fortunato che non ho questo virus, e in una settimana la sua saturazione era tornata normale. Questo vi fa capire quanto è importante riuscire a gestire la parte emotiva legata a questa malattia e a tutte le malattie. Queste cose io penso siano importanti non solo per questo momento, ma per tutta la vita in generale. Ogni volta che noi siamo stressati in eccesso, quindi lo stress, la paura, l'ansia e la frustrazione, noi andiamo a creare uno stato del nostro corpo in cui l'energia viene dispersa, non viene utilizzata al meglio. Altre ricerche sono state fatte in America dell'Istituto HeartMath, che da 30 anni studia l'impatto delle emozioni e dei pensieri sulla salute, sulle performance lavorative e in ambito medico-sportivo. E, prendendo un gruppo di volontari, gli hanno fatto vivere delle esperienze molto frustranti, creando rabbia, e quindi hanno preso del sangue, dei prelievi di sangue per le 12 ore successive, andando ad analizzare delle immunoglobuline di tipo A, che sono quelle che appunto ci proteggono dalle infezioni delle prime vie aeree di natura virale e batterica. Nelle 6 ore successive all'episodio di rabbia hanno rilevato una importante riduzione di queste immunoglobuline di tipo A. Dopo un mese hanno richiamato questi soggetti volontari e semplicemente li hanno fatti ripensare a quell'episodio che avevano vissuto di rabbia e di frustrazione e hanno ripreso il sangue. Che cosa è successo secondo voi? Dopo un mese, al solo rimuginare su quell'episodio di rabbia, nel loro sangue si è verificata esattamente la stessa riduzione delle immunoglobuline di tipo A. A questo punto noi siamo responsabili se diventiamo consapevoli di quanto le emozioni che viviamo creano un assetto neurobiologico dentro al nostro corpo di perdita di energia, perdita di forza a livello immunitario, a livello del nostro sistema psichico, nervoso
renale, cardiaco, di qualunque sistema del nostro corpo. Dall'altra parte, però, buona notizia, hanno fatto lo stesso test creando nel gruppo, in un altro gruppo di volontari, delle emozioni elevate, la gratitudine, la gioia, la sensazione di cura data e ricevuta, e hanno acquisito il sangue per le 12 ore successive. Nelle 6 ore successive le immunoglobuline si sono quadruplicate. Quindi non solo provare emozioni basse ci toglie energia e forza e potenza e ci fa essere meno forti nel resistere alle infezioni, ma le emozioni elevate, quelle di alta vibrazione, la gratitudine in primis, aumenta la forza del nostro sistema immunitario. Questo è un messaggio che io ci tenevo a dare assolutamente. Per me è importantissimo perché noi abbiamo il nostro libero arbitrio. Non è facile gestire le emozioni perché molto, il 95% delle emozioni noi le viviamo a livello subconscio, non a livello consapevole di neocorteccia. Le viviamo più nel corpo che nella testa, le nostre emozioni. Infatti anche gli antichi dicevano mens sana in corpore sano e non viceversa. E su questo noi dobbiamo un attimo ricapitolare che cosa vuol dire essere multidimensionali. Essere ambit coach vuol dire essere coach di un metodo australiano che vuol dire l'integrazione dei cervelli multipli nel nostro corpo. Quindi noi abbiamo un cervello chiaramente cerebrale, il cervello della testa, che è quello più complesso e diciamo quello che maggiormente forse è stato studiato negli anni, ma abbiamo anche altre stazioni periferiche. Abbiamo il cervello della pancia e il cervello del cuore. Il cervello della pancia è il secondo cervello definito ed è quello filogeneticamente più antico ed è connesso sicuramente con la parte rettiliana del cervello della testa. Questo cervello della pancia è stato scoperto non da tanti anni, quando io mi sono laureata, diciamo, alla fine degli anni 90, si iniziava a parlare di queste cose, di quanto fosse importante studiare l'aspetto neurobiologico e dei neurotrasmettitori prodotti dal nostro intestino, quindi dal nostro sistema gastrointestinale. È un cervello interessantissimo, è quello su cui spesso noi somatizziamo le nostre paure, è quello del bambino spaventato che è in noi, è quello che risponde alle 3P, paura, piacere e potere. Quando il nostro cervello della pancia si scompensa, noi entriamo in paura, non produciamo più tanti neurotrasmettitori, quali per esempio la serotonina che viene prodotta specificamente nel nostro intestino, che è la diciamo il neurotrasmettitore del buon umore, della positività, del senso di sicurezza. E anche il nostro microbiota ne risente pesantemente, producendo anche in questo caso sostanze infiammatorie. Inoltre, il nostro sistema immunitario è maggiormente presente nel nostro intestino, essendo esso la trincea. Perché noi non ci dimentichiamo che attraverso il nostro sistema gastroenterico riusciamo a tramutare ciò che è estraneo da noi, che è il cibo, in noi. Quindi noi lì siamo proprio nella trincea, dove tutti i nostri soldati sono schierati per impedire che il nemico o le tossine entrino nel nostro corpo. Esiste una bellissima filtro a maglie strette che quindi non permette il passaggio di sostanze che siano tossiche o nocive per il nostro corpo. Ma ogni volta che noi subiamo, diciamo, abbiamo delle emozioni negative oppure mangiamo in modo errato o abbiamo tanto stress, piano piano l'intestino si infiamma e si crea quella che si chiama la leaky gut syndrome, cioè una sindrome a maglie larghe. Cominciano a questo punto a entrare cibi, invece di micronutrienti, macronutrienti, e il nostro sistema immunitario va in tilt, creando autoimmunità. E questo è il secondo meccanismo che è stato tirato in ballo dagli scienziati, che ha evidenziato una prognosi peggiore nel Covid-19, ovvero quando una persona ha un sistema immunitario iperattivato, quindi quando stress, paura, alimentazione errata, disattività,
Tutto questo causa un'alterazione della nostra capacità di difenderci autonomamente da questi attacchi. Anche questo è molto importante. Abbiamo poi il cervello del cuore. Il cervello del cuore è chiaramente, io, per me che sono cardiologa, quello a cui sono più affezionata. È formata da 40.000 o 120.000 neuroni, da 40.000 a 120.000 neuroni, e chiaramente non è un pezzo di cervello, ma è una rete neurale che ha le stesse capacità, quindi, di imparare e immagazzinare nozioni. Per quello si è scoperto dopo i trapianti di cuore come delle persone definite cardiosensibili già prima del trapianto riescono ad avere dei gusti o delle memorie dell'organo che hanno ricevuto, quindi non loro. Ogni cellula del nostro corpo riesce a immagazzinare memoria, questo ricordiamocelo. Ma perché io oggi ho definito riuscire a trovare la forza nella fiducia attraverso l'armonia del cuore? Perché il cuore, permettetemelo, è molto di più di una semplice pompa. È veramente, probabilmente, la sua più grande funzione nel nostro corpo è quello del comunicatore. È come un direttore d'orchestra che riesce a mettere in armonia tutte le cellule del corpo. E, nel nostro corpo non esiste un livello di importanza. Questo già dal 2009 uscì un bellissimo articolo da Oxford che definiva come importantissimo il concetto che non esiste un livello di importanza o priorità nel nostro corpo. Quello che noi pensavamo che il cervello della testa comandasse sul corpo intero, quindi un modo di lavorare del nostro corpo a piramide, è stato completamente abbandonato, perché in realtà il nostro corpo funziona a cerchio. Ogni cellula ha la sua importanza unica e insostituibile. Ognuno ha la sua missione nella buonuscita e nel buon funzionamento del nostro corpo. E questo cambia anche, secondo me, non solo come consideriamo il nostro organismo, quindi con un insieme di sistemi ed apparati che lavorano insieme attraverso la comunicazione costante per trovare un equilibrio che sia un equilibrio comune. È importante anche per l'idea e il concetto di società, perché per tanti anni noi ci siamo affidati a una società piramidale, adesso dovremmo partire da una società a cerchio, quindi una società in cui si cambierà tutti insieme, in cui ognuno ha la sua importanza unica ed insostituibile. A me piace sempre parlare dell'organismo umano come di una società altamente evoluta, dove tutti quanti lavorano per il bene del tutto. Immaginate che tutto ciò che avanza viene inserito in una unica banca centrale da cui tutte le cellule possono prendere quando c'è bisogno. Dove c'è un cervello che è un controllore, multitask, un cuore, che adesso vi spiegherò cosa fa, una pancia, che appunto è il punto della trincea che permette di difendersi e mantenere l'identità del sé, ma è un sistema in cui tutte le cellule collaborano. Io penso che il momento storico in cui stiamo vivendo adesso è proprio questo, è quello di passare dall'individualità alla collettività, quindi dall'uno, dal multiplo, dalla divisione all'uno, al collettivo. Solo in questo modo io penso la nostra società possa veramente fare un salto di qualità in questo momento, che io ritengo debba essere fatto in nome e in onore di tutti questi morti che ci sono stati in questo periodo. Non potremo mai più tornare ad essere quelli che eravamo prima, facendo finta di nulla. Questo noi lo dobbiamo assolutamente a queste persone che si sono disincarnate in questo periodo, a tutte le persone che stanno lavorando e a tutti e per tutti i nostri anche figli e nipoti. Quindi torniamo al cuore. Il cuore è questo organo meraviglioso. Esiste un libro meraviglioso edito da Amrita dell'Annie Marquet che si chiama Usare il cervello del cuore, che se non l'avete letto io vi consiglio di leggere, che dà grandissime delucidazioni su quello che il cuore è. Dal punto di vista cardiologico io vi dico che il cuore è appunto molto di più di una pompa,
è un organo endocrino, produce ormoni e produce il 45% dell'ossitocina, che è l'ormone del piacere e dell'amore. E la natura, che è così saggia, fa produrre l'ossitocina nel momento in cui la mamma attacca il bambino al seno e lo nutre, creando così un attaccamento d'amore e di piacere tra il bambino, il nutrimento e la mamma. Ma produce anche l'ormone che si chiama ormone antistress, che è l'ormone natriuretico atriale, che ogni volta che aumenta la pressione nel nostro cuore, queste cellule atriali vengono stirate, viene prodotto questo ormone natriuretico atriale che ci fa fare la pipì. Ed è quindi un diuretico naturale nel nostro corpo, abbassando in questo modo la pressione. Produce però anche gli ormoni del dolore, dello stress. Le cellule adrenergiche intrinseche cardiache producono l'adrenalina e la noradrenalina, che vengono prodotte in maniera enorme quando c'è un trauma pazzesco. Qui in Abruzzo è successo proprio una di queste cose qui, che un signore di 65 anni di un paesino qui vicino è stato portato in ospedale in situazioni critiche per il virus, e è andato in ospedale ed è morto, e la moglie a casa in contemporanea è morta di crepacuore. Esattamente questa, la sindrome da crepacuore. Un trauma così forte fa produrre nel proprio cuore una cascata di ormoni dello stress che, anche in assenza di coronaropatie, crea un infarto, probabilmente da spasmo delle coronarie. Quindi il nostro cuore ha come compito più grande quello di essere un comunicatore. Ma la cosa più importante è che il nostro cuore produce un campo elettromagnetico intorno al nostro corpo che è 5.000 volte più potente di quello del cervello. Ed è a forma di doppio toroide. Dopo, semmai, non so se riusciamo a mandarvi nella chat la fotografia, se non la conoscete. Sì, certo, quella di... Ok, te la mando. Ce l'hai, la puoi far vedere. Quindi un doppio toroide, quindi è un campo elettromagnetico che circonda il nostro corpo. Questo campo elettromagnetico è la... No, non è questa, eh? Allora no. No, non te l'ho mandata, dopo... Il campo elettromagnetico prodotto dal nostro cuore è la risultante delle informazioni di come stanno tutte le nostre cellule, di cosa pensiamo, di che emozioni abbiamo. Più noi siamo in salute, siamo equilibrati, siamo centrati, più questo campo elettromagnetico è potente e si espande intorno a noi, a 360 gradi. Perché è importante sapere che noi abbiamo questo campo? Che peraltro si misura a livello scientifico attraverso dei macchinari che si chiamano SQID elettromagnetometri. Quindi non è quello che pensiamo, l'aura, o no, è proprio un campo elettromagnetico del nostro corpo misurabile e quantificabile. Questo campo si espande intorno a noi e entra nell'ambiente. In natura esiste una legge di fisica che dice che l'oscillatore elettromagnetico più potente aggancia l'oscillatore meno potente. Quindi io vi chiedo, voi volete essere l'oscillatore più potente o l'oscillatore meno potente? In questo momento storico che stiamo vivendo, l'oscillatore più potente è la paura. Voi volete farvi catturare dalla paura, quindi vibrare energie basse che abbiamo capito che indeboliscono il nostro sistema immunitario? O volete essere voi stessi talmente in equilibrio e forti da essere voi dei campi di stabilità e di forza, aiutare voi gli altri, ma soprattutto l'ambiente? Il nostro campo elettromagnetico del cuore è frattalmente identico a quello della Terra. Noi siamo tutti connessi. Greg Braden, in uno dei suoi libri, aveva dimostrato che l'11 settembre e durante la morte di Lady Diana, questo campo di compassione di tutta la Terra aveva alterato le onde del campo elettromagnetico terrestre, riducendole. La paura dell'11 settembre aveva ridotto queste onde elettromagnetiche. L'altro giorno ho parlato con una mia cara amica che è appunto esperta di medicina quantistica e mi diceva che una sua amica fisica le ha detto che in questi giorni è successa la stessa cosa, si è abbassata la vibrazione energetica
del campo terrestre, perché siamo tutti terrorizzati. Adesso dobbiamo fare un punto a capo. Prendendo coscienza di questa cosa, dobbiamo fare quello che Gandhi ci ha insegnato. Diventiamo il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Dobbiamo partire da noi, dobbiamo far sì che il nostro campo elettromagnetico diventi potente attraverso la cura delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, delle nostre parole. Cosa si può fare in questo periodo? È chiaro che vogliamo essere messi al corrente di tutto ciò che sta accadendo. Scegliete un'ora della mattina in cui voi guardate le notizie, possibilmente non al televisore perché è troppo grande, le immagini sono troppo violente, guardatele sul cellulare, leggete, stabilite mezz'ora, un'ora e chiudete con queste situazioni. Altrimenti perdiamo energia. Quando leggiamo queste cose, mettiamoci in una situazione, poi adesso semmai faremo alla fine un esercizio, di centratura nel nostro cuore e cerchiamo di contattare le emozioni elevate, le emozioni di gratitudine, di gioia, di serenità, respirandoci dentro e mandando luce a questa situazione che si è venuta a creare nel mondo. Noi vogliamo essere quelle persone che aiuteranno il campo elettromagnetico della Terra a rialzarsi. Noi dobbiamo essere le fonti di luce e di serenità per quelle persone che non ci riescono, che ne sono tante. Mi è venuta un'immagine l'altro giorno che voglio condividere con voi, che è come sentirsi in questo momento tutti messi dentro un luogo buio, ci hanno rinchiusi in un luogo buio e c'è chi si è buttato per terra disperato e batte i pugni e piange, chi urla, chi è annichilito, chi sta tastando punto per vedere quanto è grande questo buio e si accorge che non è una stanza, ma ce ne sono tante. È come un castello infinito di stanze buie, sempre più buie. E c'è chi a un certo punto si è fermato e ha cominciato ad avere un ricordo di avere in dotazione un qualcosa che è una torcia, un qualcosa che è dentro di noi e che ci dobbiamo solo ricordare di avere e di accendere. Ma solo chi si allontanerà dalla paura, dalle emozioni basse, dalla rabbia, dalla frustrazione che viene quando vediamo tutti questi video di quello che sta succedendo nel mondo, che non va dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista umano e sociale. Tutto questo ci allontana dalla possibilità di riconnetterci alla nostra luce, che metafisicamente parlando si trova dentro al nostro cuore. E allora solo chi riuscirà a collegarsi a queste emozioni di gratitudine e ma soprattutto di fiducia, che se ci hanno messo nel buio, per forza ci sarà anche un piccolo punto di luce che noi riusciremo a trovare. E allora io non so voi, ma io voglio essere una di quelle che si ricorda come si fa ad accendere la luce e voglio essere quella che l'accende anche per gli altri e dimostrare che non bisogna avere paura, ma bisogna avere fiducia. Bisogna essere centrati nell'amore e credere che tutto questo è necessario. Noi medici sappiamo sempre che la risoluzione migliore spesso o quasi sempre richiede dei sacrifici. Anche un intervento, anche una terapia può essere grave, ma sempre perché noi crediamo che la guarigione sia possibile. E questo noi dobbiamo considerare. La nostra società era una società malata. Troppe cose insostenibili. La natura elimina tutto ciò che non è sostenibile. Sappiamo benissimo che questo sistema doveva cambiare e noi siamo in questo momento. Ma un sistema che va verso la rovina, in contemporanea nasce un sistema che va verso la luce, verso il cambiamento. Nella crisi c'è un doppio significato, pericolo e opportunità. Io voglio cavalcare l'idea dell'opportunità. Io sono sicura che se tante persone riescono a rimanere fermi nella loro fiducia, nella certezza che questa è una cosa che doveva accadere e che non è per il male, ma è per il bene dell'umanità, considerata a 360 gradi, mettendo dentro anche la terra come essere vivente, gli animali, tutte
il nostro ecosistema, che per così tanti anni è stato maltrattato e non curato come si meritava. Dobbiamo passare di stato, fare un salto quantico, e questa cosa sarà possibile se una massa critica di persone si unirà nella luce, nella fiducia e nella certezza che questa cosa sarà possibile. È possibile che avvenga. Alberto, quanto mi è rimasto di tempo? Guarda, sei perfettamente puntuale perché sono le 17:50 ora. Meglio di così, perfetta proprio. Perfetto. Allora, adesso con Alberto abbiamo pensato proprio di fare un esercizio. Non abbiamo possibilità di mettere la musica, però ognuno scelga quando farà a casa questo esercizio una musica che ama, che gli permette di rilassarsi, di entrare in uno stato di quiete. E io adesso farò questo esercizio. Io vi chiedo, non è questo l'unico esercizio, ce ne sono tantissimi. Ci sono tantissimi siti che potete andare a esplorare, a cercare esercizi di qualunque tipo. Basta che lo facciate almeno due volte al giorno in questo periodo di quaresima. Lo consideriamo come un periodo di purificazione, un periodo che ci è stato donato per centrarci, un periodo in cui la natura finalmente sta respirando, si sta rinnovando, quindi non è tutto nero questo periodo. Quindi concentriamoci sulla gratitudine e cominciamo questo esercizio. Quindi cercate una posizione comoda, non incrociate né braccia né gambe e cominciamo a respirare profondamente, facendo dei respiri lunghi e profondi di tipo circolare. Vuol dire senza forzatura in inspirazione ed espirazione, permettendo lo stesso tempo nell'inspirazione e nell'espirazione. Concentrate la vostra attenzione sul vostro torace, che ad ogni inspirazione si dilata, ad ogni espirazione si restringe. Ora portate la vostra attenzione al vostro cuore. Se volete potete mettere una mano per sentirne i battiti. E immaginate che l'aria entri nel vostro cuore ed esca dal vostro cuore, continuando a respirare in modo circolare e lento. Continuando a respirare, focalizzando l'attenzione sul cuore, ricordiamo un episodio della nostra vita che ci ha procurato una profonda gioia nel cuore. Un episodio nostro, non legato ad altre persone, possibilmente a contatto con la natura, una nuotata in un mare meraviglioso, una passeggiata in un bosco. E continuate a respirare cercando di ricordare tutti i particolari di quel momento, riprovando la stessa gioia nel cuore.
Ora immaginiamo che questa grande gioia del nostro cuore, con il prossimo respiro, invada tutto il nostro corpo, portando gioia a tutte le nostre cellule in contemporanea. Questa gioia in tutte le nostre cellule porta una luce bianca cristallina che purifica ogni cellula da ogni manifestazione che non sia perfetta. Respiriamo profondamente. Ora con il prossimo respiro immaginiamo che questa grande luce venga spinta fuori di noi nel nostro campo elettromagnetico a 360 gradi intorno a noi. Con il prossimo respiro una grande luce bianca uscirà dal nostro corpo e andrà intorno a noi nell'ambiente in cui siamo in questo momento. Ora immaginiamo che tutti i nostri campi elettromagnetici, di tutte le persone che in questo momento sono presenti in questa meditazione, si uniscono a formare un unico grande campo di luce con il prossimo respiro e respiriamoci dentro. Siamo tutti uno, uniti nella luce. Adesso immaginiamo che questa luce invada tutta l'Italia. Con il nostro respiro riusciamo a spargere luce, gioia e fiducia e sicurezza e serenità a ogni persona di questo momento. Sta vivendo dei momenti difficili. Ora dall'Italia immaginiamo che questa luce riesca a circondare tutta la Terra. E immaginiamo che noi tutti in un abbraccio virtuale la ringraziamo di tutto quello che ci ha dato fino ad ora e ci continuerà a dare. Ritorniamo ora nel nostro cuore. Continuando a respirare profondamente, sentiamo quanta bellezza c'è nel provare gratitudine, nel provare amore. E sentiamo come in questo stato il nostro cuore entra nel cuore di Dio, che ci abbraccia e ci protegge ora e per sempre.
Questo è il nostro spazio sacro di salute e di sicurezza. Quando noi siamo in questo spazio sacro, nulla che sia inferiore alla perfezione può entrare e disturbarci. Ogni volta che avremo paura, timore, ricordiamoci di questo spazio sacro, facciamo questo esercizio. Permettiamo al nostro respiro di calmarsi. Osserviamo le nostre paure come fuori di noi, perché in questo spazio sacro queste non potranno entrare. Riportiamo la nostra attenzione al nostro torace che si espande e si restringe ad ogni respiro. Portiamo l'attenzione all'aria che entra ed esce dalla nostra bocca. Portiamo l'attenzione ai nostri piedi e cominciamo a muoverli per terra piano piano. Muoviamo le braccia e le mani. E quando ce la sentiamo, possiamo piano piano aprire gli occhi, mantenendo questo stato di gratitudine nel nostro cuore. Grazie. Grazie a te Silvia per aver creato questo meraviglioso campo di connessione, era proprio l'intento di questa serie di interventi. E grazie per la tua presenza. Grazie, grazie a te di avermi permesso di svolgere la mia missione. Grazie. Bene, allora ci salutiamo e vorrei dire ancora com'è il paziente che hai descritto prima, come siamo fortunati. Come siamo. Esatto. E ci vediamo presto. Bene, grazie a tutti grazie di a nuovo. Tutti. Ciao, a domani alle 5 con Eija Tarkkainen, esperta di mitologia e di cure tradizionali nordiche. Grazie, ciao, ciao a tutti. Grazie.